infortunio in maniera particolare. Per quanto riguarda i recuperi, insomma, ci ha sempre abituato a qualcosa di fantastico lui, no? Lo abbiamo visto prima del mondiale, ha fatto un recupero lampo per un infortunio che probabilmente è anche più fastidioso di questo qua che ha avuto adesso. Questo è un po' più normale, tra virgolette, cioè è meno raro che ti capiti. Quello è stato un infortunio brutto a vedersi e brutto da recuperare. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, è molto importante per noi, e, insomma, speriamo di averlo per la Supercoppa. Comunque sia, l'importante è che Supercoppa o no, insomma, lui sia già pronto, abbia fatto questi sacrifici durante le vacanze, e se non sarà per la Supercoppa, insomma, penso che anche per quello che è il campionato non dovrà saltare tutte queste partite, perciò, insomma, il fatto che sia rientrato già in linea di massima a noi ci fa stare tranquilli. Senti Daniele, tu sei uno che esce allo scoperto, poi ti lascio sempre, sei molto schietto alle tue dichiarazioni. Si parla un po' di Alberto Aguilani in questo momento in sede di calciomercato. Tu che consiglio gli daresti? Insomma? Ma lui, ragazzo, insomma, abbiamo... Bene o male, non c'è dubbio. Lui ci tiene a questa squadra. Io penso che noi viviamo, insomma, le stesse cose, le stesse situazioni. Poi dopo lui saprà bene scegliere. Io penso che, come ho fatto io, la sua scelta nel cuore l'ha fatta. Poi, ripeto, come ho detto prima, ci sono tante cose, tante chiacchierate da fare con la società e vedere per il proprio futuro. E qualsiasi cosa uno scelga, insomma, per quello che penso io, l'ho detto l'altro anno di Ghivo, di Mancini adesso. Per me va rispettata, perché poi dopo tante cose la gente non le sa e bisognerebbe essere un po' dentro come siamo noi per valutare bene. Quindi, insomma, colgo anche l'occasione per fare in bocca al lupo a Mancini e a tutti i ragazzi che ci hanno lasciato qui, anche a Giulio ho visto ieri, insomma, mi è dispiaciuto molto, però, insomma, ognuno fa le proprie scelte, ognuno c'ha i motivi, insomma, non è che tutti quanti si innamorano di Roma e se vanno via ci sono dei motivi validi. Agnelli, tu hai fatto i compiti in casa, come sei dal punto di vista fisico, ma che sei, se ti ho fatto nulla? No, quindi povero Bertelli. Nulla, assolutamente. Bertelli è stato premiato il miglior preparatore atletico italiano. Sì, a Firenze, gli ha dato lo zio. Nulla, però molto meglio rispetto all'altro anno dal punto di vista fisico, dal punto di vista del peso, l'ho riconosciuto. Allora, adesso qui praticamente ci sarà un turnover di situazioni. Daniele, allora sì, facciamo questo. Eccolo, ma facciamo insieme. Ciao Vincenzo. No, ti vedi. Allora, vabbè, glielo direi tu. Allora, Vincenzo, come stai? Sono cresciuto, sono quasi alto come lui. Siamo così. Vincenzo, ho sentito i tifosi, no? Ti hanno accolto in maniera straordinaria, come sempre. Sì, come sempre, d'altronde mi hanno sempre dimostrato questa fiducia, questa stima. E quindi in parte mi ha sorpreso perché un po' non c'ero abituato più. E quindi è stata un'emozione anche stasera. Senti, Daniele, come lo vedi? È un po' sovrappeso, se non sbaglio. No? Bruciato. Senti, falla tu, Daniele, la domanda a Vincenzo. Come stai? Stai bene? C'è avuto qualche piccolo problema quest'anno? Stai meglio? Strano, Strano, sì, no, me l'ho recuperato dall'infortunio. Ora, insomma, devo vedere come vanno gli allenamenti. Che poi il ritiro sono sempre più intensi, però sono abbastanza fiducioso anche perché non sono stato fermo tutto il periodo, insomma, già qualche risposta positiva c'è stata. Ecco Vincenzo, cosa hai intenzione di fare per il futuro? Questo ce lo vuoi dire? Ma adesso sono qua, voglio allenarmi bene, tra l'altro il mister prepara gli allenamenti benissimo, quindi sono voglioso di iniziare. E la Roma, questa squadra, questo gruppo, come lo vedi? Ah, questo gruppo è cresciuto moltissimo, ha fatto grandi cose, non lo scopro certo io. E non era facile crescere perché già era un buon livello, per cui ci auguriamo che quest'anno possa crescere ancora di più. Vabbè, però Vincenzo lo vedo in grandissima forma, su questo non c'è dubbio, no, Daniele? Sì, lo vedo bello tirato, insomma. Ma lui, insomma, è un professionista anche da questo punto di vista, oltre che il campione che sappiamo. È sempre stato, insomma, a puntino. Insomma, ricordiamo gol veramente straordinario. Allora, perché si scalda tanto lui, allora è sempre bello magro. grazie ragazzi, grazie Daniele De Rossi, grazie a Vincenzo Mondi.